Benvenuti a questo primo incontro del mese di dicembre dello Studium Fidei. Abbiamo come ospite, e lo ringraziamo di cuore, Marco Calabrese, giornalista pubblicista innamorato di Trieste e della montagna. Il tema di oggi è molto interessante. Trieste, capitale dell'alpinismo. Voi direste, ma Trieste è sul mare, cosa c'entra Trieste con la montagna? Sì, c'è il Carso, c'è la Valosandra, eppure sentiremo come Trieste ha affascinato persone di grande qualità in rapporto proprio all'amore della montagna, al dare degli indirizzi qualitativi, il come salire su certe scogliere e come innamorarsi del panorama montano e del fascino che la montagna ha. Il Libro dei Salmi ci presenta una bellissima figura. Da dove mi verrà l'aiuto? Guardando i monti, mi verrà l'aiuto dal Signore. I monti ci richiamano la bellezza ma anche la onnipotenza del Signore. Andando sui cima dei monti e guardando poi il resto che sta sotto, ci rendiamo conto della vastità, della bellezza, del panorama della natura. E quindi il primo libro della Rivelazione è proprio la natura. Ecco perché Papa Francesco ci ha indicato il rispetto, Laudato Si, di tutto ciò che è creato, e ci sottolinea il fatto proprio di tenere conto della casa comune. E tra le dimensioni più belle, il mare, gli oceani e anche i laghi, i fiumi, ci sono proprio i monti. E coloro che questa sera godremo di questa dotta e anche, diciamo, appassionata relazione che Marco ci offrirà. Buonasera. Come per questa bella prassi che si usa quando mentore di aprire le conferenze con un momento di musica, questa sera faremo qualche cosa che, quando ho saputo il tema della montagna, mi è venuto in mente. È una cosa spaziosa che ci porta sui grandi prati, quelli che troviamo prima di salire le montagne di solito. Grace Davis, di Anonimo. Chi ha parlato è il professor Guarato, professore di chitarra classica al nostro liceo, al nostro Tartini, ed ha tantissime qualità, oltre che ad essere un alpino, ecco, c'ha anche tanta professionalità appunto nel campo musicale, e lo ringraziamo per questa sua disponibilità gratuita, non da oggi ma da sempre. Thank you.
Prego Marco. Allora, buonasera a tutti. In primis ci tengo veramente di cuore a ringraziare Don Ettore Malnati e l'associazione Studium Fidei per questa bella opportunità. Perché siamo noi che ringraziamo te, Marco. Ma insomma ci tengo a corrispondere il ringraziamento. Mi presento, anche se ha accennato brevemente già lui, mi chiamo Marco Calabrese, sono giornalista pubblicista, anche videomaker, insomma operatore audiovisivo attualmente in forze a Tele4. E questa non vuole essere in realtà una lectio magistralis sulla storia dell'alpinismo, quanto piuttosto quella che è stata la mia esperienza, che mi ha fatto scoprire anche in anni relativamente recenti, da un occhio, diciamo, da giovane che si approccia a questa materia così interessante e che scopre una storia incredibile fondamentalmente, almeno per me lo è stata. In quanto nel ormai abbastanza lontano 2014 mi ritrovavo a passare una giornata in Val Rosandra in compagnia della mia ragazza Elisa, che è qui, che saluto e che grazie di esserci, e che sono un po' emozionato, non so se si vede. E passando questa giornata in Val Rosandra con lei, dopo aver fatto una modesta arrampicata, una camminata attraverso la sommità del crinale della Val Rosandra, ci imbattemmo in un piccolo monumento che era appunto il Cippo Comici. E io, leggendo questo nome, a cui viene dedicato alla fine appunto un monumento in posizione dominante, sommitale, che sovrasta la Val Rosandra, già questo è un messaggio, insomma, che ero davanti a una figura di un certo spessore. E così chiedo a Elisa, che arrampicava ed era più preparata, chi fosse. Io lo dico teneramente, non avevo idea di chi fosse Emilio Comici prima del 2014, avevo 26 anni, e quando ho capito che era un grande alpinista che è riuscito a dare tanto per Trieste, e dopo ci torno e lo vedremo, ne sono rimasto letteralmente folgorato, al punto che insieme ad alcuni amici e colleghi decidemmo sostanzialmente di fare un documentario, un film documentario, una biografia su Emilio Comici, avvalendoci di una ricerca presso gli archivi del CAI, da cui poi sono derivate anche le letture di diverse pubblicazioni, che mi hanno fatto conoscere, insomma, la figura di Comici, ma anche quello di cui in realtà voglio parlarvi stasera, cioè, se vogliamo, il tessuto da cui emerge Comici, cioè quello che c'è prima, perché Comici non è la prima neanche generazione di alpinisti formidabili che Trieste ha saputo presentare. In quanto, poco dopo, ho scoperto una figura cardine, che è il cemento basilare su cui dopo si forma questa pratica, che naturalmente è Julius Kubi, austriaco, insomma triestino, la cui storia attraversa la seconda metà dell'Ottocento, attraversando anche la Prima Guerra Mondiale, no? Prima Guerra Mondiale che tra l'altro ha avuto una forte connotazione, correlazione, anzi per meglio dire con le montagne. Non è stata sicuramente l'unica guerra, ma in quegli anni drammatici è stata una guerra combattuta, per quanto riguarda il fronte italiano, proprio sulle Alpi, insomma, no? Se prendiamo dalla valle di Roveredo, nella provincia di Trento, dopo la linea del fronte italiano, insomma, fino al Monte Coglians, scendendo l'arco delle Giulie, sino al Goriziano, al Sabotino e poi al Carso Triestino. Tra l'altro nella Prima Guerra Mondiale si è anche combattuta la battaglia di San Matteo, tra le Punta San Matteo, questa cima tra le province di Sondrio e Trento, 3768 metri d'altezza. Pensate che è la battaglia più in alta quota combattuta in tutto il primo conflitto mondiale, quindi è molto interessante dal mio punto di vista, nonché l'ultima vittoria austriaca sul fronte italiano, tra l'altro, nell'estate del 18. Dopo di Caporetto. Sì. E, in tal senso, Julius Kubi era presente al fronte, si era offerto come volontario, naturalmente combatteva per l'impero, con l'incarico di Alpenreferent, questo era il ruolo, quindi la guida, la figura incaricata di dover tracciare i percorsi, sistemare le postazioni, e aveva un'età anche considerevole perché aveva superato i 57 anni. Ed è, come dicevo, una figura importantissima, che però intanto non era nato a Trieste, perché Kubi nasce nel 1858 a Gorizia
E la cosa veramente curiosa e che anche mi attrae verso la figura di Comici è che è come Cughi si sia avvicinato alla montagna, all'alpinismo, alle Alpi Giulie, tanto da diventare la guida del futuro esercito che combatterà la Prima Guerra Mondiale. Perché in realtà è l'amore per la natura che lo spinge. Cioè, e questo è un punto saliente dal mio punto di vista. L'alpinismo triestino non poggia nell'Ottocento su, non lo so, quella che poteva essere la competizione, l'agonismo, lo sport. Sì, arriverà, ma lì c'è l'amore per la natura. Se prendiamo per esempio l'autobiografia di Cughi, che lui scriverà durante la Prima Guerra Mondiale, tra l'altro, anche se non tutta, ma per buona parte, è un testo oggi molto raro, ma che si trova online in PDF. Apre come prima riga dell'autobiografia: il mio alpinismo, ve lo leggo, è radicato nell'amore per la natura. Questa è la prima frase che apre il libro. Dice già tutto, volendo potrei andarmene. Sarebbe a posto, ma non lo farò. E questa inclinazione per la natura e per il voler inseguire questo ideale, potremmo dire, nasce dal fatto che Cughi, come è noto, aveva una forte inclinazione legata alla botanica, allo studio della botanica, delle piante, in maniera del tutto amatoriale, nel senso che dal punto di vista professionale poi studierà giurisprudenza e lavorerà nella ditta di famiglia. Suo padre, Paul Kogei, non so bene l'accento dove si collochi, poi germanizzato in Cughi, era co-responsabile, co-proprietario di un'azienda di import-export che operava nel porto di Trieste e commerciava beni alimentari di tipo coloniale. Lo aveva in qualche modo indirizzato verso questa passione della botanica che anche egli coltivava, e quindi qualcosa su cui soffermarsi perché è molto molto importante. Poi la famiglia si trasferì a Gorizia perché a Trieste scoppiò un'epidemia di colera proprio negli anni 50 dell'Ottocento, ma è una parentesi che durerà poco. Fratello di un fratello e cinque sorelle, e figlio di Julia Vessel, a sua volta figlia di un poeta sloveno, forse anche lì il sangue diciamo collega questo amore per un atteggiamento direi poetico, e come dicevo finirà con il doversi occupare bene o male dell'azienda di famiglia che aveva comunque nel porto di Trieste questa attività, perché era un porto in gran fervore, no? Insomma, gli anni 60 dell'Ottocento, pensiamo solo agli anni di Suez, dell'apertura del canale di Suez, no? Per esempio, forse anche questo grande investire da parte dell'impero nel porto di Trieste può essere anche una risposta al fatto che l'Austria, l'impero, non aveva un impero coloniale come magari potevano avere altre potenze europee, insomma, ma questa è una digressione. Per quanto riguarda Julius Cughi, è molto interessante perché i primi anni della sua vita, è uno studente del ginnasio, viene affidato, per quanto riguarda questa educazione botanica, a Richard Kuchnau, che era niente meno che il contabile dell'azienda di famiglia, che però anche lui aveva questa passione per la botanica, e lui inizia a formare, insomma, ancora in maniera abbastanza dilettantistica, potremmo dire, al riconoscimento delle piante, della flora, alla botanica. Gli presenterà anche Rudolf Baumbach, poeta bohemien, anche egli botanico. Non faccio che rimarcare questo aspetto della botanica, ma è molto importante perché nell'Ottocento non è una velleità, è un periodo, e ci sono delle testimonianze in tal senso, in cui la botanica è uno status a Trieste. Essere un grande botanico, uno che cura le piante, che magari ha una serra, come dire, è qualcosa che denota il proprio status. Se pensiamo alla villa, non so, del barone Revoltella a Trieste, con tutte le case storiche, ci ritroviamo molto frequentemente una serra. Questo accadeva anche per esempio a Massimiliano d'Asburgo, se non erro, no? la serra del castello di Miramare, anche lui propensione botanica, quindi questo è un aspetto molto importante. E però parliamo di un alpinista, perché le due cose non sono scindibili per Cughi.
E ancora giovanissimo, lui comincia a girare il Carso Triestino e già dimostra un entusiasmo molto pronunciato, in tal senso che adesso vi vado a leggere un passaggio del libro che proprio denota questo entusiasmo del Cughi ragazzino che si addentra per le prime volte nel Carso Triestino. Lo racconta lui. Da quando frequentavo la seconda classe del ginnasio, cominciai a dedicarmi intensamente alla botanica. Scorrazzavo per il Carso Triestino, mi inoltravo nelle macchie e nelle doline, passavo pomeriggi interi sui versanti rivolti alla città. A poco il Carso mi schiuse la sua aspra bellezza e mi prese nel suo fascino meraviglioso. Naturalmente, l'alpinismo nell'Ottocento era ancora un'altra cosa, no? Era qualcosa di relegato a pochi eletti, a una classe d'élite, a intellettuali, a una classe borghese molto elevata. Ne è un esempio un fatto che è un vero e proprio spartiacque nella storia dell'alpinismo, cioè la conquista da parte del Cervino di un artista inglese, incisore, disegnatore, che si chiamava Edward Whymper, nel 1865. È un fatto che scuote l'alpinismo, in tutto il mondo dell'alpinismo, un po' per le difficoltà molto importanti che presenta la montagna stessa. Il Cervino c'è questa forma a corno, funestato da valanghe continue, tuttora una montagna molto difficile. E per darvi l'idea, Walter Bonatti, uno dei più forti alpinisti di sempre, omaggerà questa impresa compiendo la prima assoluta invernale solitaria alla nord del Cervino nel 1965, cioè 100 anni dopo. E è un fatto che scuote anche Cughi, è Cughi che riporta questa annotazione della conquista del Cervino del 65, lui aveva 7 anni, ma naturalmente la pubblicazione è successiva. E nell'Ottocento quindi non c'è ancora il senso dell'alpinismo sportivo, non c'è ancora l'agonismo, non c'è ancora, però sta già evolvendo l'alpinismo, si evolve in fretta perché ci sono delle correnti di pensiero nuove che nascono, c'è Nietzsche, c'è il superuomo, c'è un certo tipo di atteggiamento che presto si insidia nello sport e anche nell'alpinismo come valorizzazione e manifestazione di superiorità. Questo è un fenomeno che accade, ma che non tange Cughi. Cughi rimane effettivamente un esploratore del mondo, sostanzialmente, che così come faceva Darwin, non so, che girava il mondo a fini scientifici e i grandi scienziati dell'Ottocento, lui fa altrettanto. Questa sua passione per le scienze naturali e la botanica lo porterà naturalmente a confrontarsi assieme ai grandi intellettuali della Trieste dell'Ottocento. Lui racconta proprio nel suo libro Dalla vita di un alpinista di quando faceva questi ricevimenti a casa di Muzio De Tommasini, che è un nome, insomma, che a Trieste è ricorrente ed è famoso perché è stato parte di un illustre naturalista botanico, ma anche podestà di Trieste. E quindi noi possiamo immaginarci queste sere, che dal mio punto di vista è molto affascinante, in cui figure del calibro di Richard Burton, Tommasini, Carlo De Marchesetti si scambiano, consultano i rispettivi erbari, le collezioni, i cataloghi su queste piante, finché una sera accade un fatto molto curioso e che cambierà la vita di Cughi per sempre e che darà un po' il via a questa spinta alpinistica che non si è ancora esaurita forse a Trieste, ma vabbè. Ovvero sia, una sera, il De Tommasini propone a Cughi un nuovo tipo di pianta, un fiore che era stato scoperto da un botanico tedesco negli anni 80 del 700, quindi circa 100 anni prima, che per Cughi è folgorante, perché è una specie che questo botanico tedesco, che si chiamava Hackett, ritiene di aver scoperto nella Val di Trenta, ma che dopo non è più riuscito a trovare. Quindi è un mistero, una pianta mistica che proprio Hackett ribattezza Scabiosa Trenta. Scabiosa, quindi pallida, bianca, e Trenta perché è appunto riconducibile alla Val di Trenta, insomma, che si trova nella zona di non lontano dalla zona del Predil, sopra a oggi Bovez, Plezzo, no? Naturalmente. Ed è molto interessante
il momento che racconta Cughi in cui De Tommasini gli fa questa proposta legata alla Scabbiosa 30, che ripeto, cambierà la vita di Cughi per sempre. In quel tempo, dice, estate 1877, lui è del 58, aveva 19 anni, quindi è giovanissimo, se la matematica non mi inganna, il mio vecchio protettore Tommasini mi mandò a chiamare. Mi raccontò di una specie di scabbiose che Mastro Hackett aveva trovato sui monti di Valtrenta quasi 100 anni prima. E siccome era una specie fino ad allora sconosciuta, l'aveva descritta minutamente e battezzata Scabbiosa 30. Disse che molti botanici di grido l'avevano poi cercata, ma nessuno l'aveva trovata. Lui stesso, il Tommasini, era andato a cercarla alcuni anni prima. E siccome la scabbiosa leucanta del sud è quella che più le si assomiglia, anche egli ne aveva presa una volta un fiore e l'aveva consegnata, insieme con l'esatta descrizione di quella cercata, a un plezzano di fiducia, promettendogli un fiorino per ogni esemplare che gli avesse recato da quei monti. Non trascorse molto tempo che il plezzano venne ad annunciargli di aver pronta davanti a casa tutta una carrata di quelle piante. E raggiante di gioia, il Tommasini era sceso di corsa, ma aveva dovuto notare che si trattava di una carrata della vera e autentica leucanta, quindi una pianta sbagliata. Un interrogatorio stringente portò anche alla rivelazione che l'astuto plezzano, uomo navigato ed esperto, non aveva raccolto le piante in montagna, bensì sul Carso di Duino, dove cresce appunto in abbondanza la leucanta. Era furbo questo plezzano. E dove era stato colto il campione stesso che aveva preso De Tommasini. Poi tra l'altro è bello come lui chiude questo aneddoto sul De Tommasini, è abbastanza ironico. Il Tommasini non mi ha raccontato, né io gli ho domandato, come sia poi andata a finire la faccenda del fiorino promesso per ogni esemplare, perciò passiamoci sopra e non andiamo a indagare il mistero. Chiude così, dice, sì, è divertente. Egli tirò fuori il vecchio libretto dell'Hackett, quello del 700, di 100 anni prima, e io lo lessi, ed ecco i monti di Valtrenta alzavano le creste bianche e favolose. C'ha una visione in quel momento. Ampi aprivano i loro atri luminosi e sopra loro sorgeva, meravigliosamente bella, la cupola gigante del Tricorno, il monte Tricorno. Lassù vidi la sua rocca, c'è questa visione idilliaca come un castello. Poi aprì il volumetto sulla tavola illustrata e per la prima volta ne vidi l'immagine, piccola e modesta, circonfusa come da un alone di mito e di lontananza. La piantina era lì, sulla pergamena ingiallita, e dalla perfezione del disegno si intuiva la cura amorosa e l'intima gioia che lo scopritore aveva provato in tale bisogno. Scabbiosa 30. Dopo questa preparazione, l'arguto vecchio, il De Tommasini sarebbe l'arguto vecchio, mi guardò con sguardo indagatore e mi domandò se mi bastava l'animo di andare a liberare la bella dormente dal suo sonno secolare. Secondo lui, io potevo essere l'eletto, il cavaliere. Mai in vita mia ho detto sì con tanto giocondo entusiasmo come allora davanti a quello scienziato, nella penombra del suo studio. Ecco, sì, lo so, era un po' lunga, ma secondo me meritava, perché è un aneddoto che dice molto del romanticismo e di quanto fosse importante l'aspetto botanico, di quanto lui ci credesse e di quanto avesse fatto una missione trovare questo fiore che sino ad allora nessuno era mai riuscito a trovare. Ce la farà? Scopriremo tra poco. Ci basti pensare che lui passerà più di 30 anni a girarsi in lungo e in largo le Giulie, alla ricerca della Scabbiosa 30, dal Montasio al Canin, al Mangart, al Triglav, lo Jalovec, veramente, e anche più volte, per esempio sul Tricorno è stato più di 40 volte. Fu il primo a salire sulla cima Skrlatica, potrebbe anche pronunciarsi Skrlatica, che è una montagna tra l'altro pericolosissima, una delle più alte di quella zona, sempre vicino alla Val di Trenta, credo che sia seconda solo al Montasio per altezza. La nord del Montasio in invernale, un'altra impresa di Cughi che è importantissimo menzionare, che è stato il primo a compiere, porterà nel frattempo sempre con più difficoltà avanti gli studi in giurisprudenza, si laureerà a Vienna nel 1883, inizierà per un brevissimo tempo questa attività legata alla giurisprudenza, ma ben presto dovette tornare a Trieste perché il padre, ammalatosi, aveva dovuto cedergli l'attività di famiglia, cosa questa che renderà sempre più difficile per Cughi trovare il tempo anche di dedicarsi alla botanica, alla montagna, all'arrampicata. Non aveva neanche 30 anni lui nell'83.
A Trieste, però, nel frattempo, le cose stavano lentamente cambiando, alpinisticamente parlando e anche dal punto di vista della ginnastica, perché, come mi ha più volte spiegato il mio amico storico dell'Ottocento, Zeno Saracino, che lui è stato, ha gestito l'archivio della Società Ginnastica Triestina, a partire dal 1848, dagli sconvolgimenti del 1848 in poi, erano state attuate da parte dell'impero tutta una serie di riforme di stampo liberale volte a rinnovare le società sportive e renderle scevre da ogni inclinazione di tipo politico. Non ha funzionato granché a Trieste, nel senso che come dire, l'irredentismo fenomeno complesso ancora in fase probabilmente di definizione, aveva però, come dire, manifestato la sua presenza nelle neonate ginnastica triestina, società alpina delle Giulie. Prima nel 63 viene fondata la ginnastica triestina sulla spinta, insomma, dell'Unità d'Italia. Beh, anche nell'alpina delle Giulie tra i fondatori ci sono nomi illustri, Giuseppe Caprin, poi sarà storico, scriverà libri sulla storia di Trieste, imprenditori come Felice Venezian, insomma era qualcosa di estremamente marcato, ma non era ancora l'irredentismo d'annunziano, stritto gladio tenacius, che lui conierà questo nuovo, mi viene slogan, parola orribile, motto della ginnastica triestina a partire dai primissimi anni 20. È qualcosa di più complesso, perché sicuramente si creano degli attriti con quelli che potevano essere i club austriaci, come il club turisti triestini, il club alpino austriaco, per esempio, che frequentava Cubi. Ma poi ci sono gli individui, e gli individui, al di là delle ideologie e delle cose più estreme, si muovono in maniera autonoma e qualche volta imprevedibile, perché uno dei rampolli, uno dei pupilli, anche potremmo dire, direi quasi allevato da Cubi, che emerge alpinisticamente parlando alla fine dell'Ottocento, è Napoleone Cozzi, che riusciva a essere sia effettivamente una figura vicina, che si ispirava tantissimo al maestro Cubi, ma al contempo sicuramente un alpinista nazionalista, nonché anche un artista, un pittore. Lui ha decorato, tra le altre cose, mi viene in mente proprio la sede della ginnastica triestina, degli interni, con questo suo stile appunto simbolista. Ecco, quindi era un fenomeno con una sua complessità in questo caso. Napoleone Cozzi, tra l'altro, era artefice di un alpinismo già nuovo, era già una nuova fase, un alpinismo baldanzoso, senza guide, perché Cugi utilizzava le guide per andare sulle sue montagne, ma tutti, non è che lo faceva solo Cugi. E sulla scala di difficoltà aveva portato il livello sul quarto e quinto grado, arrampicava da solo, è stato probabilmente il primo, alpinisticamente parlando, a scoprire la Varrosandra tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e viene anche ricordato per la sua impresa sul campanile di Val Montanaia, nel comune di Cimolais, se non erro, provincia di Pordenone, il cui passaggio chiave, la via venne aperta, sì, per la prima volta, la vetta fu conquistata da due austriaci, ma grazie al passaggio chiave sbloccato proprio da Napoleone Cozzi, cui tuttora gli va il merito e il nome della fessura Cozzi, che è il passaggio che permette poi l'attacco alla cima. E Napoleone Cozzi combatterà anche lui sul fronte della Prima Guerra Mondiale, offertosi volontario, naturalmente sul lato opposto della staccionata rispetto a Cubi. Morirà però lontano da Trieste per aver rimediato un malanno non meglio identificato, c'è chi dice sifilide, epatite, è controverso, ancora abbastanza giovane. Cugi invece resterà nella misura in cui la sua è una vita che diventa una vita di progressiva emarginazione, come accade a tanti autori dopo la Prima Guerra Mondiale, di cultura e lingua diverse da quella italiana, insomma, è costretto a chiudere l'attività legata al porto di Trieste, nella sua attività di spedizione, eccetera, e vive questo progressivo isolamento. Un isolamento che non è totale, perché per l'ambiente alpinistico continuerà a essere un riferimento. I primi del Novecento, tra l'altro, ebbe delle intuizioni innovative per l'epoca, un modo di concepire l'alpinismo totalmente inedito. Ad esempio, nel nodo centrale dell'Ecenge dello Geoffuart, lui aveva individuato la possibilità di poter compiere un'arrampicata in una maniera completamente
e anche sbalorditiva, completamente innovativa. La possibilità cioè di non arrampicare in verticale, come verrebbe logico pensare, ma di poter creare un percorso che vada ad abbracciare completamente e a fare il giro della montagna. Un sistema di concatenarsi di change che prende il nome di change degli dèi. Ci aveva anche provato, dopo voi, la carenza di tempo, l'avanzare dell'età, lo scoppio della guerra, varie circostanze, non è mai riuscito a portare a compimento questa salita. Ma l'alpinismo triestino non si ferma, perché dopo la prima guerra mondiale, sull'entusiasmo del passaggio di Trieste all'Italia, nascono nuove associazioni sportive, nasce la 30 ottobre, che si intitola al passaggio, alla data del passaggio di Trieste all'Italia, e nella già citata Val Rosandra fa la sua comparsa Emilio Comici. Quando Emilio Comici arriva in Val Rosandra, per la verità, è già un mito, perché proveniva, come accade in una lunga tradizione di alpinisti triestini, dalla speleologia praticata alla 30 ottobre, con cui aveva anche stabilito l'allora record di profondità sul bus della Lume, ma con cui aveva per la prima volta in Italia, per un italiano, compiuto una salita di sesto grado, l'impossibile per l'epoca. Il nuovo livello di difficoltà, il limite delle possibilità umane, era stato sfondato, perché Comici fa, insieme a Fabian, sulla sorella di mezzo nel gruppo del Sorapis, questa nuova via di sesto grado. La Val Rosandra in quel periodo subisce un momento di transizione, perché insieme a lui arrivano altri ginnasti guidati da Comici, per buona parte provenienti come formazione dalla ginnastica triestina. Questo è interessante, perché la ginnastica triestina non ha e continua a non avere, che io sappia, una sezione alpinistica, a meno che non sia nata, sì, non lo so, ma fino, non credo che abbia una sezione, no, infatti. La Dungi. Esattamente. Sono sì, sì, sì. Poi naturalmente sono tutte persone che dopo passavano nelle sezioni del CAI, naturalmente. Certo. Ma l'estrazione è interessante che provenisse dalla ginnastica triestina, per buona parte dei fondatori di questa nuova attività in Val Rosandra, perché in Val Rosandra nasce con questo sistema la prima scuola di roccia in Italia. Cioè Emilio Comici supera, e voglio dare un'accezione positiva all'espressione superare, Napoleone Cozzi, non solo nell'esplorare completamente la Val Rosandra, che già aveva iniziato Cozzi, ma lo supera nel senso che la Val Rosandra diventa un luogo che deve essere aperto a chiunque vuole andarci. Lì nasce la frequentazione di massa della Val Rosandra, una scuola di alpinismo, una scuola di roccia che poi porterà il suo nome di Comici, che tuttora si chiama Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici. E i fondatori della scuola, tra l'altro, erano Giulio Benedetti, Claudio Prato, Piero Slokovic, Zanutti, Comici, e ancora uno che non mi ricordo. non solo, perché la Val Rosandra diventa, con il suo sistema di pietra carsica e invece l'avvallamento più di arenaria nelle parti, diciamo, del letto del fiume, con il calcare sovrastante, diventa propedeutica all'andare in montagna. La palestra. Esattamente la definizione di palestra. Diventa possibile ciò che prima non lo era grazie alla Val Rosandra. C'è questo schema qui, perché in Val Rosandra si iniziano a fare non più salite magari di 20 metri, ma magari anche di 60, con dei sistemi, penso che si dica dei tiri in gergo tecnico, cioè a più riprese, ecco, salire fino a pareti molto grandi che ti allenano a sostenere la salita in montagna. A questo punto Comici è pronto per compiere l'impresa che Kugi aveva sognato, cioè quella cengia degli dèi che era stata in qualche modo lasciata in sospeso da Kugi. E anche qui vi vado a leggere il passaggio, questa volta di Comici, non di Kugi, che dice... Dov'è che comincia? Lui comincia a narrare l'impresa. Era la sera del 7 settembre 1930, quando io e l'amico Mario Cesca,
Dopo aver girato completamente la cengia degli dei, discendevamo a rotta di collo dal rifugio Pellarini in Valbruna per il timore di perdere il treno e più ancora per la smania di annunciare al dottor Cughi che avevamo realizzato il suo sogno. Già vedevamo con soddisfazione brillare nel suo sguardo la contentezza e ci pareva di sentire il suo elogio commosso. Ecco il premio più ambito per un alpinista giuliano: essere lodati da lui, lui maiuscolo, che è stato il pioniere di queste meravigliose montagne. Egli ci accolse e ci intrattenne tutto raggiante e ci congedò con queste parole: addio cari, avete fatto la via eterna. Così il dottor Cughi battezzò quella nostra via, che non termina mai, perché effettivamente è un percorso circolare. Qui c'è la poesia, no, di Cughi. Cughi era veramente un poeta prestato alla montagna, che ha vissuto drammaticamente gli anni della guerra, come accennavo prima, anche perché proprio in quel periodo apprese da una ricerca di un botanico tedesco, Anton Kerner, che la scabbiosa 30 era un'illusione. Cioè il famoso botanico Hackett, che l'aveva annotata per primo alla fine del Settecento, aveva preso quello che noi oggi potremmo dire una cantonata, l'aveva scambiata per una anche discretamente comune, e Cefalaria leucanta, mi veniva il termine, che invece appunto è un piccolo fiore montano discretamente diffuso, incrociando negli archivi botanici era riuscito a riscontrare questo. In questo senso però l'alpinismo triestino, con l'avvento di Comici, l'ho detto prima, ha un nuovo corso, e Comici c'ha una particolarità in più che lo lega a Comici, a Cughi, chiedo scusa, quella di essere anche lui un contemplativo, un poeta delle montagne, perché quello che è importante rimarcare di Comici è lo stile che lui porta nell'arrampicata, la bellezza estetica del gesto atletico, essere atleti prima ancora che alpinisti. Questa è la componente che fa svoltare l'alpinismo di tutta Italia ed è anche, secondo me, stretto come ambito. Pensate che Riccardo Cassin arrivò nella sua autobiografia a definire Comici il suo maestro. Tra l'altro c'è questa curiosità che negli anni 30 i tre più forti alpinisti italiani erano tutti nati in Friuli Venezia Giulia, perché anche se Cassin diciamo era lecchese come estrazione, ma nacque in... La Grigna. Sì. Esatto, ma nacque in Friuli Venezia Giulia, così come Emilio Comici, che nacque a Trieste, e Giusto Gervasutti, grande esploratore degli occidentali, del Gran Joras, del Monte Bianco, che nacque invece nel Basso Friuli, credo a Cervignano del Friuli. E siamo in fondo, in realtà. Siamo qua, sono ascoltati. Sì. Hai detto cose molto interessanti. Sì, beh, insomma, lo spero, perché ci tengo a rimarcare che questa è stata una ricerca che, come dire, da un passaggio ne portava un altro, da una figura ne portava ancora un'altra, no? Emilio Comici poi, anche lui per amore della montagna, si trasferirà, andrà ad abitare e a fare la guida alpina nella provincia di Cortina d'Ampezzo, e la sua epoca, l'epoca del sesto grado, viene spazzata via dalla seconda guerra mondiale, che porta tecnologie, ma la linea dei triestini non si esaurisce neanche con la seconda guerra mondiale, e viene ripresa dal gruppo della Napoleonica e della Varusandra degli anni 60 e 70, Enzo Cozzolino in primis, Tiziana Weiss e altri ancora, ed è una linea insomma che continua fino ai giorni nostri. Ecco, io ci tenevo a fare questa panoramica di questa storia molto interessante. Ecco. Bene, Cughi era anche molto appassionato di musica. Di musica, cioè noi abbiamo visto il nostro Lione di San Vito, purtroppo in una chiesa fatiscente, speriamo che gli armeni la rimettano a posto, c'è proprio l'organo di Cughi, che è stato restaurato dalla sovrintendenza. Sì, in che condizioni sia, non lo so, ma certo è un capitale che dimostra
ecco, che è l'amante della montagna, è la persona che ha una grande sensibilità, sì, e quindi ogni dimensione del bello lo affascina, e quindi ogni dimensione anche, diciamo, della musica, del canto, è legata proprio a colui che osa andare in montagna. Tu hai parlato prima del Cervino, io conosco molto bene quelle zone, sia della parte svizzera, Zermatt, che della parte italiana, Cervinia. Matterhorn. Esatto, e lì sono stato molti anni fa, che a Zermatt non si poteva andare con le macchine, bisognava andare a piedi, proprio già ancora 40 anni fa, per rispetto proprio del clima. Ecco, e lì quando si è sotto questo corno è qualche cosa di affascinante, sì, ma arrivarci però è un grande problema, quindi chissà che tecnologia secondo te lui abbia usato, abbiano usato, diciamo, gli scalatori di questo. Beh, io ho avuto la fortuna di poter parlare con due grandi accademici del CAI, presidente onorario di entrambe le sezioni, tra l'altro Spiro Dalla Porta Xidias, autore di due biografie su comici, per esempio, e anche di testi su Cughi e sulla Verrosandra, e Aurelio Amodeo, che fu tra l'altro compagno di cordata di Riccardo Cassin, nella salita della Nord e la Ovest di Lavaredo. E c'erano vari casi. C'era la possibilità in macchina, ma soprattutto in treno, come anche dimostra, il trenino, sì. Lo stesso comici che ci affrettavamo a tornare, sì. Però ecco, una cosa che a me preme proprio è come l'alpinismo triestino abbia raggiunto i vertici massimi, spinto dall'amore e dalla passione piuttosto che dal voler prevaricare gli altri. È una caratteristica rara, non so quante città possono vantare una così proficua linea di protagonisti scaturita da questo interesse, ecco. Secondo me questo è meritevole. Tra l'altro, se vi capita di andare nella zona di Bovez, della Val di Trenta, c'è una bellissima statua di Cughi che dal mio punto di vista è una delle opere più belle della statuaria recente. Sì, sì, assolutamente sì, è una delle più belle opere statuarie recenti, che ritrae Cughi in una posa pensosa e contemplativa delle montagne, con lo sguardo tra l'altro rivolto verso lo Jalovec, verso quel gruppo a cui lui era tanto legato, sì. Ed è qualcosa di veramente spettacolare, che merita. Qui noi abbiamo un grande amante della montagna, l'ingegnere, il nostro ingegnere e amico, ecco, te vuol dire che vuoi tu fare qualche domanda? Sì, ingegnere, dai. Lui è un amante della montagna, lui ha superato i 60 anni da 30 anni, lei e lui è un grande... Sì, ma anch'io, D'accordo. No. Ingegnere, dai. Bellissima, evidentemente. No, ma ti devi fare qualche domanda? No. Ti vuol farti? D'altro, non è continuo. Perché e Comici lo supera con un pendolo, e viene anche criticato, perché viene anche molto criticato, perché c'è chi dice ma si è affidato troppo all'artificiale. Questa questione dell'artificiale poi è qualcosa che... Sì, lui il libro principale è dalla storia, dalla vita di un alpinista. E Comici supera quel passaggio con una tecnica fondamentalmente alpinistica, però i detrattori così lo screditavano dicendo di aver usato un sistema troppo artificiale, ma insomma secondo me è una politica. No, è vero, assolutamente sì. Infatti c'era anche questa polemica, ma ci sono sempre un po' sulle salite di Comici, è frequente trovare delle polemiche, ma dal mio punto di vista, di fronte a un grandissimo, le polemiche sono un po', per secondo me, sterili. Sono tempo che trovo. Quelle che... Però, ma guardi... sono una bellissima mia. Sì, ma sì. È soddisfazione, sì. Quindi qua del giro in tondo, invece che salire... Ti dite che ha fatto? No, so che ha visto. Tra l'altro le Alpi Giulie hanno una... Io, almeno questo lo...
Sì, ma sono anche molto più dure, più selvagge e più impervie. Sì, ma anche la tracciabilità, la visibilità del sentiero rispetto alle Dolomiti e le Giulie. Sì. E dobbiamo a Cookie tantissimo di quello che noi oggi abbiamo, anche come strade, come sentieri. Cioè sul Montasio, il Montasio viene scalato per la prima volta nel 1877, qui non tanto indietro, cioè per quelle che appunto il Cervino pochi anni prima, nel 65, sì, sì, per dire. Prima il Cervino e dopo il Montasio, per assurdo, no? Però dal lato sud, che è quello più semplice, il lato nord c'ha qualcosa come decine di salite. E quello notevole, sì, 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 sì. Beh, quasi 3.000, 2, sì, 2.7. No, insomma, da 1.200 arrivi fino a 1.600, sì, 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 sì. Notevole. Esatto. Io ho fatto due volte con due muoie, giù i gaglioni per la forca di distesa. Sì, 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 sì. L'ultima volta che sono stato, io ho fatto il monte, ero con Elisa, vicino, che è Gioff di Mezzanotte, che sta tra Montasio e Gioffu, li vedevi tutti o due, sì, sì, no, zone impagabili, sì, senz'altro. C'è qualcuno che dove li fanno, almeno qua, fatto il giro dei piani del Montasio. Ci ha divertito, vedi? Bravo, bravissimo. C'è qualcun altro che vuol fare qualche intervento? Comunque è apprezzatissima la tua... Grazie, ma sì, è stata voluta una parola. Come inserimento nell'ambiente... Ma poi in Cubi è tutto collegato, questo è... Cioè la botanica, la musica, è tutto... Cioè, e questa è la cosa unica, non c'è un'altra cosa. E oggi... Bisogna affrontare con questa. Sì, sì, sì. E oggi come oggi, al 30 ottobre in Trieste, che fa? Beh, dal punto di vista, diciamo, dell'allenamento, della far conoscenza della montagna, eccetera. Ah, oddio, continua a organizzare le sue attività, hanno una rassegna anche così, diciamo, cinematografica, anche interessante, e prosegue senza sosta. Tra l'altro, casomai qualcuno mi confermerà, ma io penso che Trieste è l'unica città in Italia a avere due sezioni CAI. Perché per due sezioni CAI distinte, non è cosa fredda. So quante. Infatti. No, erano due, poi hanno avuto le due scuole, hanno avuto momenti di maggior apice, alternativamente era più forte, c'era la rivalità anche, no? Anni 60 e 70, dove le attività erano più varie, ad esempio la 30 ottobre ha avuto anche una certa tradizione negli scavi archeologici e ipogeologici del Carso Triestino, attività che poi per motivi legali, insomma legati alla soprintendenza, giustissimi, no? Cioè, certamente non può più fare, ma ha avuto un ventaglio, sì, sì, che si è ritagliato uno spazio non da poco nella storia di Trieste, sicuramente. Bene, noi ringraziamo tanto Marco per la competenza, per la passione. Io credo che noi in seminario ci hanno sempre insegnato ad amare la montagna, più che il mare, anche se Santighi piaceva il mare, però eccoci, amare la montagna, perché la montagna ti dà un altro senso della tua piccolezza, della grandezza del mondo. E io ricordo un film titolato La montagna, credo di 40-50 anni fa, e la vicenda di un aereo che si schianta in montagna, e poi ovviamente ci sono gli sparvieri umani che vogliono andare a depredare, diciamo, quello che trovano, perché allora chi viaggiava in aereo erano le persone ben pensanti. E c'è una guida, una vecchia guida alpina, ecco, che ha un fratello, un amico, che avevano proprio l'intenzione di depredare, di trovare, ecco, le ricchezze che ci pensavano che ci fossero, e vanno proprio con questo scopo. Il vecchio alpinista, la vecchia guida alpina, nonostante la sua età, corre per impedire questo, e mi è rimasta sempre in mente questa frase: come potete venire così vicino a Dio a depredare gli uomini? E questa è una frase che io porto nel mio cuore da più di 40 anni. Ecco,
La montagna ti porta vicino a Dio e quindi guardando l'immensità del creato non puoi portare odio, e anzi ti dà il senso della fratellanza. Ti porta in una dimensione spirituale. Un altro spirituale, no? Episodio che io ho avuto in montagna, quando portavo i giovani della Fuci di Trieste su Monte Rosa, da Macugnaga su il rifugio Marinelli, poi più su, ecco, ricordo proprio una sera, pomeriggio, che siamo andati su verso il Monte Rosa, e a un certo punto c'era anche un gruppo di ragazzi che venivano da un oratorio della provincia di Novara con un sacerdote, no? E il tempo diventava nebbioso in montagna, se c'è la nebbia non si vede più niente, no? E vedevamo, c'era con me una giovane di Macugnaga che faceva un po', che conosceva tutto l'ambiente montano, e questo, diciamo, assistente di questo oratorio si era imbarcato in un sentiero ghiaioso che, avendo, diciamo, questa nebbia, si sarebbe persi i ragazzi, e poi lì dopo diventa freddo di sera. Allora questo giovane, ecco, a un certo punto dice: guardate, voi andate al rifugio che si chiama Marinelli, là, verso il Monte Rosa, e io vado a rintracciare questi. E io gli ho detto: no, vengo anch'io, mettiamo. Siamo andati, praticamente erano quasi tutti intirizziti, erano tutti ragazzini di 12-13 anni, e mi ricordano sempre che questo giovane ha preso a sberle forte questo educatore, non era un prete, era un educatore, dice: ma lei è un incosciente, lei sa che va a fare una carneficina, e appedate nel sedere, e ha fatto picchiare. Ha portato giù, io ho accompagnato anche questi 18 ragazzi verso la capanna alpina, ecco, dicendo che la montagna c'ha anche ovviamente i suoi segreti e i suoi pericoli, e bisogna avere, mi diceva questo giovane qua di Macugnaga, non bisogna avere tanta confidenza con la montagna, perché la montagna non vuole la confidenza, vuole rispetto. E allora tu arrivi sicuro e torni sicuro. Ecco, queste sono cose piccole che... Viene in mente anche, sì, anche disgraziatamente, perché fu qualcosa di terribile, la morte di Comici, ad esempio, perché lui, ahimè, non muore di morte naturale, ma per un banale incidente dovuto alla rottura di un cordino. Questo è quello che riporta un testo sulla storia dell'alpinismo, no? Ma poi, se uno va effettivamente a vedere le relazioni, i racconti dei messi comunali che erano in quel momento lì, la dinamica è terribile, è per la... non voglio dire per la stupidità, perché è un termine che forse non... È vero, è così. Sì, però per la banalità, ecco, questo sì, dell'incidente, nel senso che abbiamo questo Comici che quel giorno tra l'altro decide di non arrampicare, non ne ha voglia, accompagna degli amici a seguito di una gita, avevano anche suonato, mangiato, cantato assieme, e in una palestra della Vallunga, siamo a Selva di Valgardena, in Sud Tirol. E, sì, esatto, e lui, diciamo, decide di accompagnare questi amici su per un sentiero, ma ce ne sono degli altri che invece stanno facendo la montagna, la parete, anzi, nella parete, arrampicando. Lui cammina, a un certo punto questi sotto, che tra l'altro sono Gianni Mohor, insomma sono un gruppo di triestini, e lui per dare loro le indicazioni si sporge, e proprio questo me lo raccontava proprio Spiro dalla Porta Xidias, in automatismo, no? Senza pensare, come quando ti allacci le scarpe per un alpinista a fare una cosa del genere, cioè legare il cordino attorno a un cespuglio e sporgersi. Ma per una guida alpina è un fatto del tutto automatico, normale, non è come, cioè, se lo facessi io sarei capito. E invece lì è un gesto automatico, distratto, e il cordino non era un cordino fatto apposta per quello, serviva per legare i chiodi, le cose, il cordino si rompe e lui cade, no? E quindi è stata proprio la leggerezza dell'esperto che si muove in automatico, no? Poi oggi abbiamo tutto il problema che i ghiacciai
si sciolgono, e quindi abbiamo poi quest'estate abbiamo avuto anche i problemi della Marmolada, quindi la montagna chiede rispetto e non confidenza. Bene, a presto, arrivederci, grazie, grazie della vostra attenzione.